Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Rea Vendors, un'azienda tutta italiana che lavora tantissimo con l'export. Diciamo che oltre il 90% del suo fatturato viene venduto in tutto il mondo. Un'azienda che ha oltre 60 anni e che è splendidamente rappresentata oggi dal suo amministratore delegato Andrea Pozzolini. Andrea, benvenuto. Grazie, grazie di essere qui con noi. E, vabbè, troppe belle parole, hai già detto tantissimo di Rea e poi non sono così splendido come ha detto lui. In realtà, ho detto la verità, ho detto ciò che rappresenta Rea per il mercato internazionale. È un marchio tutto italiano, nata dall'estero di un italiano, portato avanti da italiani, ma è presente davvero in modo molto forte e consolidato in tanti paesi del mondo. Ed è un'eredità che noi stiamo portando avanti con grande orgoglio. Perché questi 60 anni sono 60 anni comunque sempre proiettati in avanti. Questa azienda è partita come un'azienda innovativa nel 1960 perché proponeva qualcosa che in questo mondo, specialmente in Italia, non esisteva. E quindi era già molto avanti lì e non ha mai perso questa prerogativa. Oggi più che mai siamo qui proprio con una proposta, con un biglietto da visita, perché questo stand è un biglietto da visita, è il nostro biglietto da visita che vuol far vedere come noi stiamo vedendo questo presente, sempre con questa grande tendenza a proiettare la visione verso il prossimo futuro. L'intento è quello di avere una percezione di quelle che sono le cose che stanno cambiando. Tutti noi oggi sentiamo, parliamo con le persone e sentiamo questo bisogno di trovare un cambiamento, anche se nessuno ce lo sa definire. Quello che noi stiamo facendo da un po' di anni a questa parte è di stare molto attenti, di osservare tutto quello che ci circonda, di andare in mondi che possono sembrare paralleli o lontani al nostro, ma che sono quelli dai quali abbiamo colto anche le sollecitazioni più importanti. Interpretarli per cercare di fare bene quello che noi sappiamo fare, cioè noi vogliamo fare impresa in un modo utile e vogliamo che questa utilità sia percepita, dove poi aggiungiamo quelle che sono le caratteristiche da sempre di questa azienda, un'attenzione quasi maniacale alla bellezza e alla qualità dell'esperienza. Poi lo so che sembra esagerato parlare di esperienza, ma qui alla Venditalia, se parliamo di esperienza nel mondo del caffè, possiamo permettercelo. È comunque un'esperienza. Qui dietro di me vedete passare un video, ogni tanto vedete 32 secondi. Perché? Perché è un po' una specie di piccolo gioco che ci siamo creati in casa, anche diciamo con un grande amico come Davide Livermo che ha collaborato con noi alla realizzazione di questa bella cosa. E questi 32 secondi sono quel tempo che io dico ci dobbiamo poter permettere per pensare, per immergerci in qualcosa che ci deve catturare in quel momento. Può essere bere il caffè, guardando e quindi lasciando che gli occhi spazzino su qualcosa, lasciando che le orecchie si riempiano di qualcosa. È un'esperienza multisensoriale. Il senso di questo percorso, noi non siamo qui a far vedere un prodotto, non ce l'abbiamo un prodotto da presentare, anche se i prodotti ovviamente li facciamo, però non era questo lo scopo. Qui vogliamo che le persone che si avvicinano, che trovano interessante quello che stiamo proponendo, capiscano qual è la visione che questa azienda ha, qual è la filosofia che c'è dietro, qual è soprattutto la forza che ha questa azienda, che è la forza data, e non è banale, dalle persone che vivono questa realtà aziendale come una reale famiglia e con tutti i pregi e anche i difetti della famiglia, perché tante volte in famiglia si fa un po' di confusione, ma questa è veramente la nostra forza, una forza che ci viene riconosciuta tutte le volte che riusciamo a esprimerla ed è un qualcosa che poi si esprime anche all'interno di quel percorso che si può trovare all'interno dello stand, dove questi quattro ambienti che abbiamo identificato non sono ambienti fisici, sono i concetti su cui noi ci muoviamo. Siamo un'azienda tailor made, ecco il primo passaggio passa da un mondo dove il tailor made non vuole essere una semplice personalizzazione. Noi pensiamo, per fare un'analogia col mondo sartoriale, visto che rirubiamo la definizione, un bravo sarto è quello che è informato, che ti mette a disposizione
tutto quello che può raccogliere dal mondo e dall'evoluzione del mondo, guardando un po' più avanti, perché tutti noi vogliamo essere, diciamo, vestiti alla moda, ma non è solo una questione estetica, è una questione proprio di poter avere tutti gli strumenti per poter poi costruire quella che è la soluzione che il potenziale cliente o interessato ci viene a chiedere veramente su misura. E quindi c'è anche un grande lavoro che noi facciamo sul cliente per andare a capire che cosa vuole realizzare, ed ecco quindi la forza di poter disporre di un patrimonio, perché adesso è veramente un patrimonio di esperienze e di informazioni che mettiamo a disposizione. Da lì passare poi a quella che è l'esperienza multisensoriale, che è la seconda parte, diciamo, del nostro piccolo percorso, è un passo facile, perché lì allora facciamo percepire come quel momento che ti prendi per, anche banalmente per prendere il tuo caffè o una bevanda, può essere un momento in cui la macchina si trasforma, ti produce qualcosa ma nello stesso tempo ti comunica tutto quello che tu vuoi comunicare. E questo ci porta poi al terzo ambiente, che comunica quello che è un impegno dell'azienda, che è partito con Carlo Maier in maniera veramente forte, cioè l'azienda, la sostenibilità per noi è un modo di essere. Siamo partiti da una sostenibilità veramente all'interno dell'azienda, noi il primo rispetto ce l'abbiamo nei confronti delle persone, dei nostri collaboratori, gli ambienti di lavoro, ma anche se vogliamo le procedure di lavoro sono improntate a questa sostenibilità. Chiaramente poi il rispetto per l'ambiente, la scelta dei materiali, l'impegno, abbiamo un impegno molto forte, noi siamo un'azienda che usa energia verde da più di 12 anni, quindi quello vuole essere l'esperienza che la macchina può trasferire di un'azienda che ha deciso di impegnarsi anche nel mondo, anche diciamo in una battaglia che il mondo sta portando avanti, che è quella di renderlo più sostenibile e di renderlo un ambiente più piacevole per tutti. L'ultimo passaggio ci porta nel mondo dell'innovazione, dove innovare per noi non è tanto dare semplicemente qualcosa di tecnologicamente avanzato, ma innovare come dare le cose, che magari il caffè si può proporre anche in tanti altri modi. Ed ecco che allora gli strumenti devono essere proprio quello che sono, cioè strumenti che devono permettere di aumentare la percezione di qualità, di piacere, di funzionalità che questa esperienza secondo noi deve portare. Ed ecco. E quindi il percorso, se vogliamo, poi lì si chiude, perché è circolare, perché poi è la tecnologia che va a servizio di tutto il resto e ogni parte è a servizio dell'altra. Spero di essere stato sintetico, non è una mia dote, ma comunque. Sintetico magari non tanto, ecco. Ma certamente esaustivo. Esaustivo, perché sei riuscito in ogni caso con qualche minuto in più di spiegazione a dare esattamente il concetto che desiderate comunicare con questo filmato, che dura 32 secondi, ma che è anche il tempo di erogazione di un caffè dal vostro distributore. Certo, di un buon caffè. Di un buon caffè. Andrea, grazie dunque per il contributo. Noi continuiamo per mostrare le tante altre novità presentate a Venditalia 2022. Noi ci rivedremo prestissimo su vendintv.it. Ci conto, grazie a tutti.